Questo è un vecchio hard disk non più funzionante, contenente la discografia di Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo presa da Napster. Invece di segarlo a metà, troviamo per lui una soluzione migliore. Con un programma demo disegni una dima a forma di dama e con tre adesivo l'attacco al disco. Con una vite usata come bulino punzona i centri, poi sforacchio con punta a chiocciola. Svasatura ed ecco il disco Gruviera. Metto un pezzo di striscia LED RGB nel case e con la pistola al formaggio fuso blocco con Emmental e via di saldatura. Recupero anche la copertura in metallo, modificata con tagli e fresature e lucidata con pasta amarilla. Prendo questo solenoide che sicuramente avrai in casa anche tu perché lo andrò a modificare sostituendo il suo stantuffo con un bullone a testa concava. Metto un pulsante, saldati i cavetti e blocco con formaggio fuso. Foro per il connettore del solenoide e fisso la parte metallica con ghiere colorate. Connettore di alimentazione, interruttore completo con specchio, diffusore, buchi con materia intorno e metto due piedi. Dopo aver messo tutti i marroni di Bender, riempito tutti i fori tranne uno, possiamo giocare alla dama cinese utilizzando il prendibiglie magnetico. Come oggetto di arredo è molto scenico, più che altro attira e mette curiosità. Troverete il video serio completo sul primo commento e iscriviti al canale. Dopotutto, anche questa è pubalgia.